Meno code con il fisco online, firmato il protocollo d'intesa tra Agenzia delle Entrate e associazioni di categoria per la semplificazione, un canale tematico e una posta elettronica certificata dedicati per evitare le code agli sportelli e avere risposte entro 10 giorni lavorativi. Attraverso questi protocolli d'intesa noi intendiamo per l'appunto potenziare l'accesso ai servizi telematici dell'agenzia che consentiranno appunto di avere meno file, meno code agli sportelli e nello stesso tempo di avere risposte molto più rapide e celeri per i contribuenti. E le associazioni di categoria si impegnano in tal senso? Esatto, le associazioni di categoria si impegnano in tal senso a promuovere l'utilizzo dei servizi telematici e nello stesso tempo però l'agenzia si impegna da parte sua a dare risposte al massimo entro 10 giorni lavorativi, sia alle richieste che arriveranno tramite canale telematico e tramite portale, sia alle richieste che arriveranno tramite posta elettronica certificata. Uno snellimento nell'interesse dei contribuenti e anche del fisco, salutato con favore da parte delle associazioni di categoria presenti alla firma. La sottoscrizione di questo accordo per una categoria come la nostra, che rappresenta oltre 15.000 soggetti in Liguria, rappresenta sostanzialmente una sola parola d'ordine, la semplificazione. Cioè, noi cerchiamo sempre di più di avvicinare i contribuenti, i nostri soci a un mondo sicuramente difficile, dove si rappresentano anche difficoltà legate ai rapporti, e questo tende appunto ad aiutare piccola impresa che spesso ha difficoltà a rapportarsi meglio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Le associazioni di categoria in questo momento stanno chiedendo una diminuzione della pressione fiscale, questa è una scelta politica, ma poi al di là di questa scelta c'è il rapporto tra i corpi intermedi che lavorano tra l'utente e l'amministrazione che possono fare moltissimo. Questo documento entra in questo campo. È importantissimo sottolineare il ruolo dell'osservatorio che viene definito, perché il ruolo dell'osservatorio ci permette non solo di entrare nel merito delle singole pratiche, ma anche di entrare nel merito attraverso la definizione e l'analisi delle cose che vengono fatte sulle scelte dell'amministrazione. È uno strumento quindi dinamico che a cui noi diamo moltissima importanza. Oltre a Confartigianato e Confesercenti, presenti anche Confcommercio e le tre principali associazioni dell'agricoltura, Coldiretti, Confagricoltura e CIA. Il protocollo d'intesa che noi andiamo a firmare oggi con l'Agenzia delle Entrate indubbiamente va nell'ottica di uno snellimento procedurale, quindi amministrativo e burocratico, che noi da sempre come Confagricoltura pensiamo possa essere un aiuto indiretto, quindi non economico diretto ma indiretto, alle nostre aziende. L'esserci tutti è chiaramente un altro segno molto importante dei tempi, perché ci permette di far comprendere ancora di più la compattezza di un sistema che per uscire dalla crisi ha sicuramente necessità di una forte azione interattiva tra i singoli soggetti, quindi in questo caso tra il pubblico e il sistema della rappresentanza, nonché le altre sigle ovviamente degli altri settori come il commercio e l'artigianato. Sì, beh, la semplificazione è un tema assolutamente prioritario di questi tempi. Noi la chiediamo a gran voce come mondo delle imprese, in particolare come imprese agricole, come Coldiretti. Quindi è anni che ci battagliamo per avere una semplificazione veramente seria, veramente efficace. Ecco, qualcosina devo dire che è stato fatto, si sta facendo, ma occorre fare di più, decisamente di più. Questo è un passo, direi, importante verso quell'ottica. Ecco, le nostre imprese chiedono fortemente una semplificazione, soprattutto in questi tempi così economicamente difficili.